cresciuta più di prima. Non è possibile! La barba già mi è ricresciuta! Questa barba! Ma come si fa a mangiare con questa barba? Con questo la mia pelle diventerà super liscia. Ho la pelle super liscia e morbida, l'avevo detto io. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi, come me, non avete la barba. Che bello, è la prima volta nella mia vita che riesco a sentire la sveglia. Se non fosse stata per lei mi sarei svegliata alle 12. E non posso proprio permettermelo perché oggi ho proprio tante cose da fare. E una di quelle è rendere la pelle del mio viso la più delicata possibile. Adesso vado a prepararlo. Siccome domani è il compleanno di Giulia e faremo tante foto, la mia pelle deve essere perfetta. Quindi ci vuole un prodotto per il viso. Con questo la mia pelle diventerà super liscia. Ah, con questo mi invidieranno tutti. Ah, che bello, oggi è il compleanno di Giulia e ho la pelle super liscia e morbida, l'avevo detto io. Mi sono svegliato alle 3 di pomeriggio. Si vede che sono in vacanza. Precisamente tra 3 giorni partirò insieme ai miei amici nella mia città preferita, Dubai. Altro che l'Italia, lì ci sono i grattacieli, tantissimo divertimento. Non vedo l'ora di arrivarci. Ah, ecco, è vero, mi stavo quasi dimenticando. Oggi devo andare a fare la foto per il passaporto, altrimenti non posso partire per Dubai. Però non posso andarmi a fare la foto con questa barba lunga e disordinata. Andiamocela a tagliare. Ma dove ho messo la macchinetta? Eccola qui. Mi dispiace, barba. Ormai hai giorni contati. Un altro po' qui. Sotto. Ora sì che mi sento libera. Anche se ci ho messo un'ora per tagliarla tutta. La faccia. Ma non è possibile. La barba già mi è ricresciuta. Ma adesso l'ho tagliata. Basta barba, non ti voglio più. È ricresciuta più di prima. Finito di nuovo. Ma ormai si è fatto tardi. Penso che andrò domani a fare il passaporto. Andiamoci a fare questo passaporto. Aspetta un attimo. Ma ormai è un tormento. Mi è ricresciuta la barba. Non ce la faccio proprio più. Adesso la finiamo una volta per tutte. Ma non ci credo. Si è scaricato. E adesso come faccio? Ah, come sempre, Luca è sempre in ritardo e mi fa sempre aspettare. Ah, va bene, ho capito. Non ti preoccupare, tanto ti sto aspettando già da 10 minuti. Uffa, mi sto annoiando. Labbra rosso, Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Ah, sono passati altri 5 minuti e di Luca ancora nessuna traccia. Ah, che caldo che fa oggi. Ci sono 40 gradi all'ombra. Sai adesso cosa faccio? Mi vado a prendere un bel gelato. Almeno sono stata fortunata. Ho trovato il mio gusto preferito al cioccolato. Ci voleva proprio un bel gelato fresco. Quanto è buono! Almeno adesso l'attesa di Luca è diventata meno noiosa. Ho finito quasi il gelato e Luca non è che arriva? Va bene, se è una cosa me ne vado da sola in piscina. Non ho bisogno del suo passaggio. E anche oggi l'autobus è in ritardo. Va bene, aspetto un po' qui, tanto sono all'ombra. Sono a digiuno da stamattina. Oggi ho saltato anche la colazione, pensato. Vediamo se ho qualche spicciolo in tasca. Allora, vediamo un po'. 1,20€, 30, 40, 1,60€. Dai, forse sono giusti per comprarmi un bel gelato rinfrescante. Preferivo un ghiacciolo, ma è meglio questo, dai. Bisogna anche accontentarsi. L'autobus non è ancora arrivato. Buon appetito. Questa barba. Mi sto sporcando tutto. Non riesco nemmeno a mangiare un gelato. Ma come si fa a mangiare con questa barba? Meno male che ho portato quei fazzoletti. Guarda, però, un gelato sprecato per colpa di questa barba. Adesso ci metterò più di mezz'ora per pulirmi. E questo è anche l'ultimo fazzoletto che ho a disposizione. Ah, va bene, mamma. Mi posso prendere dopo. È il tempo di fare shopping.
Ma vediamo, da che negozio posso iniziare per primo? Direi di passare prima un negozio di vestiti. Anzi, visto che fra un po' andrò al mare, direi di comprarmi un bel costume. Ne posso comprare perfino 10 di costumi, perché mamma mi ha lasciato la sua carta di credito. E indovinate un po', perché adesso io sono maggiorenne, quindi adesso divertiamoci. Vediamo, dov'è il negozio che vende articoli da mare? Ah, eccolo lì! Uffa, non ci credo! Ho 18 anni e non mi hanno fatto usare la carta di credito e per questo non ho potuto comprare niente. Solo perché a causa del mio aspetto sembro più piccola. Ma quanto volevo sembrare più grande! Tieni, Remo! Finalmente! Grazie alla tua carta di credito adesso posso comprarmi tutto quello che voglio. Grazie, mamma! Sì, tanto non te la fanno usare! Perché? Perché hai 16 anni! Tanto grazie a questa barba sembro più grande e mi faranno comprare tutto quello che voglio, altro che 16 anni. Così sembra che ne ho 20. Ah, oh, sono arrivato. Dovrebbe essere qui dentro. Ah, ecco qui. Avevano detto Remo hai 16 anni, non hai 18, non riesci a comprare niente con la carta di credito. Grazie mille, barba. In questo momento mi sei stata veramente utile. Quanto è bello questo libro. Però continuo a leggerlo dopo aver fatto lo spuntino. Ah, vediamo cosa c'è da mangiare. Il sabato, che è il giorno dello sgarro, non c'è mai niente. Guarda, tutte queste verdure non mi piacciono. Poi cos'è questo? L'albume, cioè di sabato. Ah, lo sapevo, vabbè, mi ordino una buona pizza. Dopo 2 ore dall'ora di pranzo, precisamente nel pomeriggio, mi viene sempre fame. Però non mi va né di alzarmi per controllare cosa c'è in frigo, e non mi va nemmeno di andare al supermercato a comprare qualcosa da mangiare. Perché con questo caldo l'unica cosa è stare qui seduto. Vediamo un po' cosa è avanzato nella mia barba. Cos'è uscito? Ho un bel Kinder Pinguin, anzi due. Tutte le volte che mangio mi rimane del cibo incastrato nella mia barba, e quando ho fame sono disponibili 2 Kinder Pinguin. Buona merenda.